Buongiorno a tutti. Da Elvis Pilati, ristorante Mille Lucci, cuoco di montagna. Due parole su Tarassaco di Conco. Nel territorio del comune di Conco si raccoglie un tarassaco che ha avuto la denominazione comunale perché è molto più delicato di quello raccolto in altre zone. Da qui è nata una rassegna che ha 20 anni ormai, nella quale facciamo delle serate gastronomiche nei locali. Passiamo alla ricetta, quindi pesto di tarassaco di Conco. Partiamo, 500 g di tarassaco lessato. Dicevo ieri, 3-5 minuti, si scola, si raffredda e già lo mettiamo a mettere nel cutter. Come sapete, il pesto alla genovese si fa con i pinoli. Qua in zona abbiamo molte nocciole e noci, quindi io ho deciso di restare in luogo e quindi uso 40 g di noci sgusciate e 70 g di nocciole sempre sgusciate. Aglio nel pesto alla genovese con il basilico, ci va l'aglio. Noi siamo qua, ci mettiamo cosa? 5 foglie di aglio orsino su mezzo chilo di tarassaco. Questi sono 200 g di olio extravergine di oliva. Passiamo al formaggio di grana padano e io uso il stravecchio sempre del caseificio Penna. 5 g di sale. Lo facciamo andare quel che serve. Io l'ho già preparato per evitarvi il rumore ed è questo. Ha una consistenza bella, bella densa. Quindi lo frullate bene e lo mettete nel vasetto, coprite con un po' d'olio. Vi faccio anche vedere invece qual è l'effetto dello stesso pesto, stessi ingredienti, stesse proporzioni, tutto quanto, però come lo lavoriamo noi. Anche per oggi siamo alla fine. Buona giornata a tutti.